Kiev reclama i Leopard per i cacciari russi. L'incontro fra il segretario generale della NATO e il neo ministro della difesa tedesco non scioglie la riserva per la consegna dei carri d'attacco. Tratta di esseri umani nel 2020 causa Covid, scendono i numeri ma aumenta il divario tra paesi ricchi e poveri e i crimini online. I Panzer Leopard potranno fare la differenza sul campo di battaglia in Ucraina? La decisione di forniture tedesche di questi carri d'attacco a Kiev non è stata presa. Lo dimostra la conferenza stampa congiunta successiva all'incontro fra il segretario generale della NATO Stoltenberg e il neo ministro della difesa tedesco Boris Pistorius a Berlino. Sulla questione dei carri Leopard non ci sono nuove informazioni. Ripeto che verrà presa una decisione a breve. Peraltro, fortemente incoraggiato i paesi partner che hanno carri Leopard, che sono già operativi, ad avviare l'addestramento dei carristi ucraini con questi mezzi. Se consideriamo questo annuncio tedesco, ha ribattuto Stoltenberg, l'annuncio da parte di altri alleati della fornitura di diversi tipi di armamenti all'Ucraina, ebbene, tutto questo rappresenta un enorme contributo supplementare alle capacità belliche di Kiev. Ed è cosa urgente, importante, perché la Russia sta preparando nuove offensive. La consegna a Kiev dei carri Leopard non porta nulla di buono alle relazioni russo-tedesche, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Anzi, lascerà un segno indelebile. Il timore di un'escalation militare e la riluttanza di Berlino ad assumere un ruolo di leadership nel campo occidentale portano la Germania all'esitazione. Vicini che si guardano in cagnesco. Difficile immaginare che un giorno tutto tornerà come prima. Sono ai minimi termini le relazioni diplomatiche tra le repubbliche baltiche e Mosca. Nelle ultime ore, alla vigilia del compimento oggi di 11 mesi di guerra, Mosca ha espulso l'ambasciatore estone e Tallinn, a stretto giro, ha fatto altrettanto. I diplomatici russi lasciano il paese, la penultima delle tre repubbliche baltiche in cui avevano ancora una rappresentanza. Poche ore dopo, per solidarietà, anche la Lettonia ha ordinato all'ambasciatore russo di lasciare la capitale, mentre la Lituania aveva mandato l'avviso di sfratto a guerra appena iniziata nell'aprile dell'anno scorso. Nelle ore in cui il mondo occidentale si prepara a inviare a Kiev armi pesanti sotto le pressioni del presidente ucraino Zelensky, Mosca rispolvera alleanze nella geografia variabile delle relazioni internazionali. Così il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato il suo omologo a Pretoria in Sudafrica, una visita che ha suscitato critiche col partito d'opposizione in Sudafrica, l'Alleanza Democratica, che accusa la maggioranza di scivolare verso un sostegno a Mosca, nonostante la condanna formale del conflitto da parte del ministro degli esteri sudafricano, che ha auspicato una risoluzione diplomatica della guerra. Cambiamenti climatici, conflitti armati, fame, queste le cause che spingono centinaia di migliaia di persone ogni anno a fuggire da casa propria col rischio di ritrovarsi vittime dei trafficanti di esseri umani. Per la prima volta dopo tanti anni, rileva l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, nel 2020 i numeri della tratta sono scesi. Questo grazie al Covid-19, ma non significa che il crimine si indebolisca, anzi può essere più subdolo. C'è stata un'esplosione dello sfruttamento sessuale online e in un certo numero di paesi sostanzialmente i sistemi di giustizia e polizia hanno smesso di funzionare durante la pandemia per dirottare risorse verso altri scopi. Nel 2020 sono stati rilevati l'11% in meno di casi mondiali di tratta di esseri umani rispetto all'anno precedente. Le differenze tra regioni ricche e povere sono enormi. Mentre i numeri sono stati dimezzati in Asia orientale e in Nord Africa, sono aumentati in Europa e Nord America, dove, secondo le Nazioni Unite, erano disponibili più investigatori e risorse. Nel frattempo, intere regioni diventano inabitabili per i cambiamenti climatici che nel 2021 hanno causato lo sfollamento interno di oltre 23,7 milioni di persone. Filippine e Bangladesh sono paesi particolarmente colpiti dal fenomeno e qui si è osservato pure un aumento dei casi di tratta. Se vogliamo avere reali possibilità di sradicare questo crimine, dobbiamo pensare diversamente. L'ONU afferma che i paesi dovrebbero battere i trafficanti sul loro stesso piano, dovrebbero contrastarlo di più online, con la speranza che in futuro un minor numero di casi registrati significhi anche un minor numero di casi effettivi. Johannes Pleschberger, News, Wien.
Anche nell'isola iberica di Maiorca è arrivata una copiosa nevicata che risulta la più abbondante degli ultimi 5 anni. Quindi in una delle aree più calde del Mediterraneo, le montagne Tramuntana hanno visto le temperature scendere al di sotto dei -2,4 gradi Celsius. Per mercoledì i meteorologi prevedono fino a 10 cm di neve con un manto nevoso che si estenderà sotto i 500 metri. In Italia diverse regioni sono in allerta a causa di un'ondata di freddo estremo con abbondanti nevicate e venti polari. Le regioni Marche e Emilia-Romagna sono in costante allerta arancione ad indicare che le condizioni meteo avverse rappresentano un pericolo per le persone e le cose. Una tempesta di neve ha ostacolato anche il traffico sulle autostrade slovene e ha lasciato temporaneamente alcune aree del paese senza elettricità. In Croazia la neve e la tramontana hanno causato problemi di traffico anche sulla costa adriatica e sui rilievi. Molte le isole dalmate isolate dalla terraferma per via dell'impossibilità di operare le corse dei traghetti. Si verificano interruzioni di corrente, ci sono strade e scuole chiuse in Carinzia e in Austria, dopo forti nevicate dove circa 5.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Molte le squadre dei vigili del fuoco all'opera. Le nevicate eccezionali hanno aumentato il rischio di valanghe, tuttavia la massa nevosa è una manna per gli sciatori che dovrebbero potersi godere le piste fino a Pasqua. La città più settentrionale della Cina, Moe, con 85.000 abitanti al confine con la Russia, ha battuto domenica il record per la temperatura più fredda dal 1969 nella storia del paese. La colonnina è scesa a -53 gradi Celsius. Il record è stato stabilito presso una stazione meteorologica della circoscrizione di Amur, inclusa nell'urbano di Moe, che rientra nella provincia di Heilongjiang. Si tratta della temperatura più bassa mai registrata dal sistema meteorologico cinese. Col freddo estremo che attanaglia la città, le autorità hanno raddoppiato gli sforzi per garantire il normale riscaldamento e l'approvvigionamento idrico per i residenti durante le festività dell'anno del coniglio. La cifra ha battuto il record precedente di -52,3 gradi Celsius. Sotto le raffiche di un vento polare artico, la temperatura minima è scesa a -50 gradi Celsius per ben 3 giorni consecutivi. Sono i luoghi del furore di John Steinbeck, quelli dove ai margini di una società dorata c'è chi vive con poco e muore per niente. Nella contea di San Mateo in California, a 50 km a sud di San Francisco, ad Half Moon Bay, 7 contadini cinesi a margine di queste coltivazioni sono stati uccisi in 2 diverse sparatorie, forse freddati sotto gli occhi dei figli. C'è anche un ferito grave. Ad ucciderli sarebbe stato un uomo impiegato nello stesso settore. Qui vedete le drammatiche immagini del suo arresto, avvenuto 2 ore dopo. Si chiama Chun Li Zhao. Il movente è ancora ignoto, ma poco conta in queste ore, mentre nel cuore del sogno americano, a un passo dal Golden Gate e dalla Silicon Valley, si contano ben 18 morti in 2 diverse sparatorie avvenute in 48 ore. L'altra era stata sabato in un sobborgo di Los Angeles, Monterey Park, in una sala da ballo in cui si festeggiava il nuovo anno cinese. Il bilancio è di 11 vittime qui. A sparare è stato un abitué del club. L'uomo, 72enne, Wu Kan Tran, è stato disarmato mentre si accingeva a sparare in una seconda sala da ballo. Poi ha preso la fuga e si è suicidato nel suo van. Entrambi i sospetti assassini hanno usato armi semiautomatiche. Entrambi sono in relazione con almeno una delle loro vittime. L'America è sotto shock. Ora è lo stesso presidente Joe Biden che chiede che quanto prima arrivi sul suo tavolo una legge che metta al bando le armi d'assalto. Dodici corpi sono stati trovati in una tomba clandestina sotto una sala da ballo a Tenango, in Messico. 42 pacchi con resti scheletrici corrispondenti a 12 persone, 11 uomini e una donna. Il ritrovamento segue l'arresto di uno dei leader del cartello di Jalisco. In Messico si contano più di 110.000 persone scomparse dal 1964 secondo i registri ufficiali, mentre i morti attribuiti alla criminalità organizzata sono 340.000 dal 2006. Una modifica sostanziale nei connotati dell'Antartide. Un iceberg gigante di 1550 km quadrati, più o meno come di Great London, si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt.
Le crepi erano visibili già da tempo e il distacco si inserisce in una dinamica prevista dai glaciologi. Movimenti che questa volta non hanno nulla a che fare con il cambiamento climatico, sebbene gli effetti della crisi climatica affliggano anche l'Antartide. Già 2 anni fa un iceberg più o meno della stessa taglia si è distaccato, portando con sé la stazione di ricerca britannica Halley 6.